Io Tedino lo conosco molto bene, tant'è che in due annate con lui ho fatto due volte capocannoniere in C1 e in Serie D, quindi non posso assolutamente parlare male, anche perché lo reputo un buonissimo allenatore. Ecco. Quindi non so cosa sia successo l'anno scorso, ogni volta che ho sentito il mister prima dell'inizio della stagione, dopo alcune partite, quando le cose non andavano benissimo, ma anche dopo, quando c'è stato il momento positivo, mi ha sempre parlato bene del progetto, dello stadio, del presidente, dei tifosi, di tutto. Quindi non so cosa sia successo, però è anche vero che a volte può succedere che non si crei quell'alchimia, ma anche per colpa di nessuno. Non si crea e basta, non è detto che le cose vadano poi per il verso giusto, anche se tutti fanno le cose al meglio. Può capitare, ecco. Quindi non lo so cosa sia successo e non posso giudicare. Posso dire che il mister è un buonissimo mister e auguro anche a Massimo, perché io ho giocato anche una piccola parentesi con Pacci a Novara, quando andavamo in Serie A, Massimo arrivò a Novara e facemmo il ritiro insieme, poi io a fine ritiro andai via. Ma sinceramente non l'ho seguito a fine carriera, che non sapevo avesse iniziato ad allenare, però mi sono informato, ho visto e me ne parlano bene le persone che hanno visto giocare le sue squadre, i risultati li ha ottenuti, perché è partito dal basso e ha ottenuto dei risultati, se non sbaglio ha vinto un paio di campionati, no? Prima di salire di categoria, e sinceramente tecnicamente non so come faccia a giocare le squadre e quindi non lo giudico sotto quell'aspetto. Sicuramente era una persona molto, per quel poco che ho potuto stare insieme a lui, insomma, molto, molto pacata, tranquilla, però in campo molto grintosa e badava al sodo. Ecco. Quindi penso che se riporta questo dalla parte opposta della barricata, insomma, stando in panchina, i risultati li possa tenere. Ecco. Indubbiamente l'annata di Teramo è stata, non perché siamo una televisione teramana, ma è... Non c'è paragone, ecco, rispetto alle annate di Bari. È vero che ho degli amici a Bari, diciamo che vince Teramo e il Bari va in Serie B, dai.